qui davanti a me vedete degli esemplari di volantini per il controllo del rollio dall'aeroplano e vedete che sembrano più dei volanti di automobile. E sono praticamente dei modelli che sono stati utilizzati dagli anni 20 agli anni 40 circa, quando l'aviazione era ancora agli albori. Il modello nel centro è quello un pochino più con un design un pochino più accattivante, un pochino più comodo, secondo me, per poter gestire l'aeromobile. E considerate che questi modelli venivano utilizzati anche, per esempio, nello storico DC-3 di origine americana, il famoso Douglas DC-3, che è stato costruito in migliaia di modelli. Che c'era là?